Sono Bruno e frequento il liceo scientifico Lanfranconi di Genova. Con la mia classe, la terza A, sto ultimando il percorso di alternanza scuola-lavoro presso l'archivio storico della Regione Liguria, che abbiamo iniziato a gennaio scorso. Cosa si fa di preciso in un archivio? Questa è la domanda che mi ero posto prima di iniziare questo progetto. Cosa andremo a fare io e i miei compagni? Durante questo periodo ho compreso quanto questo lavoro sia impegnativo e diversificato. Infatti, ognuno di noi ha potuto partecipare alle varie attività che qui vengono svolte dagli archivisti. Ciao a tutti, come possiamo vedere siamo stati divisi in vari gruppi, uno dei quali appunto è questo che sta lavorando ai libri. Noi siamo stati divisi appunto in gruppi che svolgevano diverse attività e infatti questa attività ogni settimana cambiava. Ogni gruppo è seguito da un archivista e ora possiamo andare intanto a vedere tutti i gruppi nelle varie attività e cominciare ad avere un'ottica generale dell'archivio. Ciao ragazzi! Ciao. Oggi che facciamo? Oggi ci occupiamo di un versamento di documentazione trasferita dall'archivio corrente all'archivio di deposito, cioè le pratiche che non sono più necessarie all'ufficio regionale che l'ha prodotte sono conservate nell'archivio di deposito dove possono però essere richieste in consultazione. Nel caso specifico stiamo sistemando le pratiche del settore bilancio e ragioneria. Le ha inviate con un elenco sommario. Normalmente il personale dell'archivio, quindi adesso noi, sistema i singoli faldoni negli spazi dedicati alla struttura e completa con maggiori dettagli l'elenco, comprese le coordinate della posizione fisica in archivio, perché nelle future ricerche, tanto più la descrizione è ricca di elementi, tanto più sarà facile trovare il documento richiesto. Terminato il lavoro fisico nel deposito, i dati dell'elenco così completato vengono inseriti nel software Arianna, che ne permette la ricerca futura. Altri tre gruppi di nostri compagni hanno curato in precedenza altri tre versamenti, motivando e gestendo in totale 470 faldoni. Oltre ai versamenti, in archivio si effettua anche il riordino dei fondi storici, cioè quelli che hanno più di 40 anni. Infatti, presso l'archivio sono depositati dei documenti provenienti sia dagli uffici della Regione Liguria, sia dagli enti soppressi, i cui compiti sono stati acquisiti dalla Regione Liguria. Noi in particolare ci siamo occupati dei documenti relativi all'ente provinciale per il turismo di Genova. E come vi illustreranno i miei compagni, abbiamo riordinato e descritto questi documenti utilizzando il programma. Qui stiamo inserendo i dati di un faldone all'interno del software di Arianna. Inserirli è facile, basta aprire appunto il software di Arianna, andare sulla scheda di descrizione del contenuto. Qui troviamo le voci intitolazione originale, che è appunto il titolo del faldone, che di solito si trova scritto appunto sul lato del faldone. Se questo non è presente, si può dare un'intitolazione attribuita. Dopo questi due si passa alla descrizione, in cui si descrive brevemente ciò che si trova all'interno del faldone. Finita la descrizione del contenuto, si passa all'identificazione. Qui si inserisce la collocazione, cioè dove verrà inserito il faldone all'interno degli scaffali qui all'archivio. E dopo questo si inseriscono estremo remoto e estremo recente, cioè la data più remota trovata all'interno del fascicolo e quella più recente. Le banche dei dati relativi a questi documenti registrati su Arianna sono visibili o sul sito internet Arianna Web o consultando degli inventari pubblicati nella collana Archivio Storico. Attualmente sono stati pubblicati 5 inventari, appunto questi 5 inventari, e un sesto inventario sarà pubblicato a breve. Il deposito, qui in archivio, sono depositati 11 km di carta, appunto di questi documenti, e altri 11 sono depositati in un deposito esterno situato presso Vada. Quindi un altro importante compito di un archivista è quello di selezionare questi documenti per eliminare quelli più datati, seguendo appunto delle regole interne, appunto per questioni di spazio, perché ci sono veramente una grande quantità di documenti.
Ci richiamo adesso nel cuore lavorativo dell'archivio storico, dove viene svolta la vera attività lavorativa. Naturalmente l'archivio non sono solo scaffali e scaffali di scatoloni e di documenti impolverati, ma è anche un lavoro preciso e un lavoro di tabulazione molto attenta. Andiamo a vedere più attentamente le singole attività, dove i miei compagni poi si sono specializzati durante il percorso di alternanza scuola-lavoro. Qua ad esempio siamo nell'ufficio degli opuscoli, dal quale mi sono occupato io e altri 5 miei compagni. Ad esempio qua abbiamo il mio compagno Leonardo, che diciamo si è specializzato molto attentamente in questo campo. Vediamo che cosa ha da dirci. Allora, come potete vedere, possiamo questo materiale, che comprende opuscoli, elenchi dei bus, mappe, è stato trovato alla rinfusa all'interno di questo scatolone. È stato nostro compito poi riordinarlo e dividerlo in base alle diverse categorie, appunto mappe, elenchi, e successivamente abbiamo dovuto catalogarlo anche sul nostro archivio storico virtuale, ovvero abbiamo preso in esame un opuscolo, l'abbiamo scansionato, infine tutti i dati li abbiamo registrati su un foglio Excel, dati essenziali per poter avere direttamente l'informazione riguardo al materiale che cerchiamo, ad esempio innanzitutto il titolo, la descrizione, quindi che cosa contiene, le dimensioni e non solo, ma anche il riferimento al file immagine scansionato. Successivamente ogni opuscolo, ogni mappa è stato poi inserito in una fascetta protettiva all'interno di un raccoglitore con il numero di inventario. Andiamo a vedere da vicino anche un'altra attività inerente alla tabulazione degli opuscoli. La scannerizzazione. La scannerizzazione serve principalmente per scannerizzare, quindi fotografare le immagini o comunque tutte quelle parti più importanti degli opuscoli, per poi allegarle al file Excel che abbiamo visto prima. Oltre agli opuscoli, nell'archivio storico si tratta anche materiale fotografico di più tipi. Ad esempio, i miei compagni si sono proprio specializzati in questo ambito. Vediamo ad esempio le diverse attività di lavorazione, ma comunque loro sapranno illustrarvi e spiegarvi che cosa stanno facendo nel dettaglio. In prima fase di lavoro i fondi vengono distinti per ente produttore e tipologia di materiale, lastre vetro, negativi o positivi. Poi si identificano le eventuali serie che possono riferirsi ad un determinato evento o per soggetto ripreso. Individuati gli elementi necessari, si procede alla catalogazione attraverso la scheda F, inserendo principalmente dati legati al soggetto, la data e il fotografo. I fondi fotografici più importanti presenti in archivio per consistenza o per continuità cronologica sono quelli ereditati dalle aziende di promozione turistica, che tra l'altro hanno promosso il turismo nella nostra regione dal 1926 fino al 2006. La nostra classe ha riordinato e catalogato 70 diapositive a colori prodotte dall'azienda di promozione turistica di Genova dal 1992 al 2006. Panorami, scorci, monumenti, siti storici e archeologici, soggetti scelti per attrarre il turista mostrando le bellezze del nostro territorio, per esempio. La finalità della catalogazione fotografica è la conoscenza approfondita del patrimonio per conservarlo e valorizzarlo al meglio. La descrizione nel dettaglio permette di evitare la dispersione delle fotografie e favorisce la divulgazione al pubblico, che può effettuare consultazioni e ricerche. Per catalogare correttamente una fotografia occorre rilevare alcuni dati fondamentali: soggetto dello scatto, nome del fotografo o dello studio fotografico, data, misura e stato di conservazione. Occorre poi indicare il numero di inventario attribuito dall'archivio, qual è l'ente che ha commissionato il servizio fotografico e dove si trova la fotografia all'interno del nostro archivio. Catalogare una fotografia può diventare una mission impossible. Le fotografie impossibili non ci forniscono dati utili alla catalogazione. In questo caso dobbiamo fare riferimento al nostro bagaglio di conoscenze, all'esperienza personale, a riferimenti interni alla foto, come ad esempio cartelli, monumenti, ai documenti dell'archivio e al confronto con altre immagini appartenenti allo stesso gruppo. Abbiamo riportato i dati compilando i relativi campi nella scheda F, completandoli con la scansione della fotografia sulla scheda, contribuendo così ad accrescere l'archivio fotografico digitale con nuove immagini.
Che cos'era con precisione la scheda F? La scheda F è la scheda ministeriale prevista dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ICCD, per la catalogazione dei beni fotografici. È una scheda suddivisa in campi complessi e articolati che offre la possibilità di descrivere in modo corretto ed esaustivo le molteplici tipologie di beni fotografici conservati negli archivi. Online non si trova solo l'inventario delle fotografie, ma anche il catalogo dei libri. L'archivio regionale conserva una biblioteca specializzata, composta dai libri e dalle pubblicazioni che riguardano i fondi conservati, che vengono catalogati tramite il programma SBN Web, elaborato dal Sistema Bibliotecario Nazionale. La catalogazione è un passaggio fondamentale per conoscere e far conoscere quello che la biblioteca conserva e mette a disposizione dell'utente. SBN Web è un sistema basato sul principio di catalogazione partecipata, cioè un determinato libro viene catalogato solo dalla prima biblioteca che lo acquisisce. Tutte le altre biblioteche, per catalogare il medesimo documento, ne catturano la descrizione bibliografica già presente sull'indice, aggiungendo la propria localizzazione. La catalogazione bibliografica è un'attività piuttosto complessa che presuppone la conoscenza delle regole italiane di catalogazione. Le regole spiegano nel dettaglio in che modo e in che ordine si riportano le informazioni bibliografiche, cioè l'insieme dei dati essenziali per identificare un libro. Questi dati sono titolo e autore, dati sull'edizione, descrizione fisica. A questi dati generali occorre poi aggiungere i dati gestionali, il numero di inventario, la collocazione fisica e il fondo di appartenenza del volume che stiamo catalogando. Durante il progetto abbiamo catalogato 50 volumi raccolti dal soppresso Ente Provinciale per il Turismo di Genova, 29 volumi provenienti dalle comunità montane di Alta Val Borbida e Pollupice e 12 volumi donati dalla Biblioteca degli Utenti. Cassette pomelo, cassette pomelo, di contro in faccia, cassette pomelo, non la caffetta lì al pomelo.